la stoffa di un campione, a volte anche molto lunga. Paolo Pizzo, Madonna che buongiorno. Giornata! Ce ne andiamo a Rio, andiamocene un momento a Rio, forza! Vedete a fondo pedale, sì, sì. Viene solo, ma ce l'ha fatta a mettere questa botta di forza bersaglio. Forza ragazzi, andiamo a prenderci questa finale. Siamo a 44, sì, con sì. Doppio, l'Italia è in finale, un'altra medaglia dunque dalla scherma. Paolo Pizzo, argento, squadra della spada. Questo circoletto qui, guardate che io ci vado, lo metto pure sul pigiama perché sennò mi dimentico il numero di telefono, sta qua, 800 104 177, lo sapete che vi martelliamo fino all'inverosimile, fino al 2 di dicembre, perché è il nostro momento, tra l'altro se abbiamo testimoni viventi e soprattutto persone che hanno sulla propria pelle ha avuto questa seconda possibilità, come ci diceva Alessandro Davenia, la possibilità di risorgere grazie anche alla ricerca. E allora si capisce che noi contro il cancro ce la dobbiamo fare. Mettiamocelo in testa tutti Brava. Quanti. Posso dirlo? Vi faccio un applauso da sola per una volta. Paolo Pizzo, noi veniamo davanti a noi, un campione. Insomma, il vincente come siamo abituati a immaginare. E poi dopo, se soltanto andiamo un po' indietro, una storia che tu non ti stanchi di raccontare. Ci rendiamo conto che nella primavera di qualche anno fa, 1997, questo campioncino, perché eri piccolo, a un certo punto vede il mondo al contrario, perché succede qualcosa che ti fa capire che non sei più padrone del tuo corpo, che invece devi saper gestire e manovrare benissimo sulla pedana. Che cosa succede? Sì, è una storia che, come detto, racconto con piacere, anche se non è facile riviverla sempre sulla mia pelle. Ho cominciato ad accusare un malessere forte, dei mal di testa, appunto tra il 96 e il 97, però volevo fare le gare, volevo fare scherma, ero molto arrogante come giustamente i ragazzini a quell'età. Ed era il mostro che stava crescendo nella mia testa. A un certo punto arrivò la diagnosi, perché avevo delle crisi epilettiche, mia sorella mi costrinse. Perché tu avevi tenuto tutto nascosto da papà e mamma, vero? Non li volevi far preoccupare. Sì, pensate quanto potevo essere stupido. Ma si chiama anche amore. Questo si chiama amore di un figlio, perdonami se te lo dico, sono più vecchia di te nei confronti dei genitori. Attento. Guarda, io ci sono passato, quindi le sensazioni erano quelle di voler fare la gara e voler vincere contro questo male da solo. Invece vabbè, la forza l'abbiamo tutti, però ci sono dei momenti nei quali ci dobbiamo fidare delle persone che ci stanno accanto e non celare un malessere come questo. Ed è lì che è stata la svolta, quando mio padre mi ha detto in faccia la diagnosi e mi ha detto di lottare da quel momento, perché su un marciapiede di Catania mi ha preso e mi ha detto che avevo un tumore al cervello. E la reazione fu quella che potete immaginare, ho cominciato a piangere, a pensare se ci potesse essere un domani per me. E lì mio padre mi ha detto di alzare la testa e di far vedere suo figlio cosa può fare contro questo male, da subito, di lottare. E da quel momento probabilmente qualcosa è cambiato, anche, sì, soprattutto grazie alla bravura dei medici, della ricerca, ma anche a quella morale che mi ha insegnato mio padre, che ringrazierò per sempre. Paolo, voi siete una storia nella storia, perché lo dico a chi abita il sud come me. Sì. Noi siamo abituati, appena abbiamo una cosa del genere, a trovarci lo specialista migliore, fare la nostra valigia, prenderci le nostre cose e andare a trovare il centro, possibilmente al nord dove le cose vanno meglio. Invece papà e mamma si sono battuti perché tu restassi a Catania. Bene. Ed è lì che ti hanno preso in carico, in cura, e ti hanno salvato. E questa è una cosa che tu tieni molto a sottolineare. Sì, io sono legato a doppia mandata a Catania, oltre ad aver vinto il campionato mondiale nella mia città. Sono stato salvato lì dai medici incredibilmente abilissimi della mia città, quindi bisogna informarsi, l'importante è questo. Poi uno specialista c'è sempre, ma non vedo perché per forza pensare all'Australia, agli Stati Uniti, quando in casa abbiamo delle menti eccezionali, preparatissime. Ed è questo che hanno fatto i miei. Si sono fidati di persone specializzate della mia città e sono qui grazie a loro. E guarda, mi dai un aiuto, perché io, ricordando il perché stiamo qui, noi abbiamo detto, saranno questi 15 giorni importanti per noi, chiedervi un aiuto all'800 104 177 significa chiedere semplicemente una cosa: dare a tutti la stessa possibilità che hai avuto tu, quella di essere operato, curato a casa, senza viaggi della speranza, dare la possibilità a quanti più ricercatori possibili
di restare nei loro ospedali, di non farli andare via, di non farli fare i cervelli in fuga, come si suol dire. Ecco per quale motivo all'800 104 177 noi possiamo dare questo aiuto. E quest'anno, Paolo, lo ricordiamo, si chiede uno sforzo in più, non la donazione così, una tantum, indipendentemente dalle risorse che uno abbia, ma la possibilità quasi di adottare una linea di ricerca, di adottare un ricercatore. 8 euro al mese, questo è quello che ci viene chiesto, se possibile. Abbiamo fatto il conto, 5 cornetti, noi diciamo così, 5 cornetti in meno, meno diabete, meno stiamo, insomma, figuratevi come stiamo bene, per poter dare una mano a questi ricercatori. E guarda, tu ci metti la faccia in questa iniziativa, in questa avventura. Lo farò sempre, sembrano pochi 8 euro al mese, ma è lì la svolta. Io penso questo, bisogna fare del bene quando se ne ha la possibilità in questa vita. Se siamo al mondo non possiamo essere solamente egoisti e guardare al nostro piccolo. E ne faccio una piccola missione. Sono un atleta, ma nei momenti liberi vado nelle scuole, parlo con i ragazzi, sostengo la ricerca quando e come posso, perché ho capito... Che se sei qui lo devi anche a quello. È chiaro, è chiaro. Senti Paolo, la nostra regia ha inquadrato con... magnifica insistenza, mi permetto di dire, quello che tu ci hai portato, lì c'è tutto te, guardate, la maschera, come si chiama? Maschera. Maschera, dico bene. E beh, la tua arma, tra virgolette, la medaglia d'argento, abbiamo detto argento a squadre, soprattutto quello. Lì c'è un pezzo della tua vita. Ti abbiamo lasciato quando davanti in strada, su un marciapiede, papà ti dice che cosa... ti sarebbe potuto succedere, cosa avresti dovuto combattere, e ti ritroviamo adesso vincente, ti troviamo adesso in giro per le scuole. Che cosa sono stati questi anni? Dal momento in cui viene operato, testa rasata, insomma le cure, l'indomani dal risveglio, dall'intervento. Sì, paradossalmente sembra semplice ora arrivare qua e raccontare questa medaglia. In realtà il percorso non è stato così facile. Nel post-operatorio la sensazione era quella di un essere svuotato. Avevo lottato contro questo grande male, maledetto, avevo vinto, ma mi ritrovavo senza energie. Per mesi sono stato apatico a letto, dentro casa, e mia mamma si è arrabbiata un giorno. Mi ha preso e mi ha portato a vedere una gara di scherma. Controvoglia sono andato, ma lì è rinata la scintilla, questa passione che porto dentro e che porterò tutti i giorni della mia carriera e anche oltre. Vedendo quegli atleti, le loro urla, mi è ritornata voglia di tornare in pedana e di lottare per quella che è la mia passione. E diciamo che sta andando bene. Beh, è andata benissimo anche a noi, Paolo, che nel vero senso della parola quello rappresenti l'Italia, e questa è una cosa grandissima. Io mi permetto, se vedete, la famiglia è ridondante in tutto questo. Io sono una persona fortunatissima, ho delle persone speciali accanto e sono loro che mi hanno dato il là per tutto questo, per rialzare la testa nei momenti duri. È chiaro che sono una persona fortunata, non posso che... Guardate, noi siamo costretti, questo lo dico perché non mi dimentico perché siamo qui oggi, e perché anche grazie hai detto di nuovo sì al nostro invito, perché noi siamo tenuti, lo ha detto Alessandro D'Avenia, a restituire anche questa seconda vita che abbiamo avuto. Mi ci metto anche io, perché ormai non è un segreto per nessuno, ci sono passata anche io. E quindi se stiamo qui per una missione, quell'800 104 177, se mi permettete, lo facciamo con un po' più di speranza, lo facciamo con un poco più di consapevolezza, perché tutte queste storie siano sempre più frequenti e numerose, perché invece di far venire qua le mamme che ci raccontano dei loro figli che non ci sono più, ci siano sempre più mamme da ringraziare perché hanno fatto questo capolavoro. Capolavoro anche di buoni sentimenti, perché sto creaturo, bello come il sole, e ci ha messo la faccia anche nei sentimenti, e noi tutti abbiamo negli occhi, nel cuore, questo momento. Adesso non ti commuovere, che è una cosa bellissima, guardate qua, cosa ha fatto Paolo alla sua Lavinia, guardate. Poi ci siamo persi, finalmente ritrovati. Adesso non voglio perderti mai più. Per le signore in ascolto, noi donne romane, Lavinia, te la sei sposata, eh? Questo è importante, non è stata la fede ce l'hai. Devo dire,
atleta straordinaria, ricordiamo. Io anche devo fare scelte in ogni secondo della mia vita, di perché faccio questo come sport, come attività. Quella scelta lì è stata la scelta migliore che potessi fare. È stata la stoccata vi. Guardate questa foto, Madonna quanto eravate belli, quanto siete belli, bellissimi. Ciao. La stoccata vincente, prendo a prestito il titolo del tuo libro, è stato questo. Paolo, io ti riporto piangente a quei 14 anni quando avevi, ma tu di la verità, hai mai pensato per un momento che avresti potuto non farcela? Hai avuto paura di... È chiaro, la paura in quel momento ti attanaglia, come fai a essere preparato contro un tumore al cervello? C'è qualcuno per fortuna che lo fa dietro le quinte, è per questo che invito a seguire la ricerca e a sostenerla, ma un ragazzino di 14 anni si chiede cosa ne sarà del suo domani. E appigliarmi alle braccia di mio padre è stato istintivo, però evidentemente era lui predisposto a sostenere una situazione del genere in qualche modo. E lì è nato tutto, la sua continua voglia di non farsi vedere triste nelle stanze di ospedale, lo stesso mia madre e tutti quelli che mi vogliono bene. Poi sono venuto a sapere dopo che svenivano dietro quella porta. Davanti a me c'era solo coraggio, c'era sintonia con i medici, c'era una sorta di armonia. E quell'ambiente lì mi ha aiutato sicuramente, non vi so dire in che percentuale, ma questo è quello che consiglio alle persone che costantemente mi scrivono in situazioni del genere. Consiglio di far vedere ai malati il volto di chi vuole resistere, di chi vuole lottare contro questo male. Ed è la prima cosa da fare, assolutamente. Paolo, vogliamo anche ricordare una cosa, che ti ho operato 19 anni fa, mi sono fatta un attimo i conti, vero? 97-2016, un chirurgo che aveva 31 anni. Una promessa, grazie a Dio, mantenuta della scienza, della ricerca. Quegli stessi chirurghi, e non dimentichiamolo che l'AIRC sostiene, perché ci sono dei chirurghi che si restano ancora in Italia, ma dei ricercatori lo fanno proprio grazie a queste borse di studio che tutti noi, questa è la vittoria più bella, perché contro il cancro la vittoria è di tutti, non solo di chi il cancro lo porta nella carne, nella famiglia, ma di chi con una piccola donazione ha saputo generosamente aprire il cuore. Quel chirurgo adesso è diventato, come dire, ripetiamo, una conferma, è un grande della medicina. E forse c'è un po' di AIRC anche nella sua vita. Sicuro. Questo non lo dobbiamo dimenticare. Beh, il dottor Platania, l'equipe del dottor Albanese, entrambi sono i miei eroi. Se qualcuno ha degli idoli, per una persona che è stata salvata, non possono essere che loro. Una piccola cosa voglio raccontare in 10 secondi. Dillo. La più bella emozione che ho avuto nella mia vita, dopo che ho vinto il campionato mondiale a Catania, è stata avere la possibilità... Perché tu l'hai vinto lì a casa. Sì, va bene. Per questo poi è venuto fuori questo libro, La stoccata vincente, vero. Perché è una serie di coincidenze incredibili la mia esistenza. Comunque, rincontrarli dopo anni, dopo 15 anni, dopo aver vinto il mondiale, io ho posato quella medaglia d'oro, ma le mie medaglie ce le avevo lì, erano loro. Io non sono riuscito a dire una singola parola in quell'incontro. Immaginiamo. E noi dobbiamo solamente ringraziarli. Paolo, voi siete il volto bello, pulito, faticoso, sofferente dello sport, perché siamo tutti bravi ad apprezzarvi quando vincete, ma la vostra vita e soprattutto chi è stato anche avuto questo contatto con la malattia è una vita fatta di grandi sacrifici. Quando i ragazzini ti dicono voglio essere come te, voglio diventare come te, tu che cosa gli racconti del tuo mestiere, di questa tua passione? Mi piace molto l'espressione passione che è ricorsa oggi più volte. Beh, dico sempre che non è facile, ma i sogni esistono per cercare di raggiungerli e se non vuoi avere rimpianti devi dare tutto. Nessuno nasce campione olimpico o nessuno avrà quella maglietta della nazionale facilmente, ma se non ci provi in tutti i modi, se non insegui quella tua passione, che campi a fare? E questo è quello che dico ai ragazzi. Non arriveranno magari al loro obiettivo, ma la cosa importante è potersi guardare indietro a un certo punto della propria esistenza e dire ce l'ho messa tutta, e questa è la più grande soddisfazione. Guardandoti indietro, su una bilancia, su un piatto della bilancia, vedi più sacrifici, più dolori e lacrime o più sorrisi, quella, questa bellezza che ti guardiamo adesso negli occhi? Se posso dire, quando e il bello è quando perdo, quando sono insoddisfatto, quando cado e mi devo rialzare, lì nasce qualcosa dentro di me. Io sono fatto per, dico ai miei compagni di squadra, che vivo di imprese e loro mi prendono in giro per questo. Bellissimo perché questo. È facile quando va tutto bene essere fenomeni. Invece la bellezza è quando perdi ancora e vuoi arrivare a quella vittoria. Questo è quello. Guardate, la bellezza di questi atleti, di questa nuova generazione, per carità, è che voi siete attraversati dal successo, ma grazie a Dio non vi lasciate scombussolare più di tanto. Mi sembrate persone, ne stiamo conoscendo tanti, che rimangono con i piedi per terra,
che restano anche molto molto lucidi rispetto a quello che hanno, la loro storia rispetto a quello che hanno vissuto. Senti Paolo, noi abbiamo l'occasione non solo di ricordare che perché tanti facciano la tua vita, perché tanti campioni in futuro vengano a raccontarsi proprio per quello che hanno avuto, e quindi noi ci possiamo fare il nostro all'800 104 177. Guardate, la mia vittoria in questo momento è che non ho più bisogno di cartelli. Scusatemi, 800 104 177, ormai lo ricorderò. Fantastico. Più di me stessa, e quindi questa per me è già una vittoria importante. Una parolina sulla prevenzione la possiamo spendere, Paolo? Assolutamente. Perché tu sei stato un annetto che con tua sorella stavi là, cosa mi succede, cosa non mi succede, e ti è andata bene. Però forse forse oggi come oggi siamo in grado di poter dire che ci dobbiamo andare subito dal dottore, che tanto le gare le vinciamo lo stesso. Chi può dirlo meglio di me? Io ho rischiato di non essere più a questo mondo solamente per quella paura di aprirmi. Fatelo subito, se c'è un problema lo dico ai ragazzi a qualunque età, fidatevi di chi vi vuole bene. Nelle difficoltà chi vi vuole bene si avvicina subito, e quella può essere la svolta per curare in tempo delle malattie che vanno approcciate immediatamente, diagnosticate prima possibile. Dieta sana, ormai non sono solo parole, ci sono studi dietro. Andate sul sito di AIRC e informatevi, questa è la prima cosa da fare. E infatti guardatele, perché queste storie sono bellissime. Ci vogliamo mandare un momento allo spot dell'AIRC, guardate, che ancora non avete capito. Quando ho saputo di questa notizia, ho chiamato un'amica, le ho detto che avevo un tumore al seno, e poi le ho detto, ma perché proprio a me? E lei mi ha risposto, perché non a te? Pensavi di essere immune, esente da questa cosa? Aveva ragione. Ogni giorno in Italia ci sono 1000 nuove diagnosi di tumore. Il mio lavoro non si può fermare. Stavo remando in barca durante un allenamento e mi sentivo stanchissimo. E mi erano venute tutte delle petecchie rosse su braccia e gambe. E così mia madre, preoccupata, mi ha portato dal pediatra a fare un emocromo urgente. Lì, una volta analizzato il sangue, hanno capito subito che era appunto leucemia. La ricerca può garantire le cure più innovative contro il cancro. Sostienila con un contributo mensile. Chiama ora l'800 104 177. Una vita fantastica, non c'è nessun problema. A un certo punto però mi hanno diagnosticato un cancro al polmone. Questa è una delle frasi che mi hanno lasciato, una delle tante. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Perciò ti aspettiamo al più presto in campo. E sono tornato in campo. Ce l'ho fatta, per adesso ce l'ho fatta. Il lavoro dei ricercatori non si può fermare, perché tante vite stanno aspettando di ripartire. Chiama ora l'800 104 177. Se i soldi ci fanno paura, io li trasferisco in cornetti. Ci tengo, bastano 5 cornetti al mese, 1000 diagnosi al giorno. Guardate che è una cifra che fa venire i brividi. Paolo, mentre la stavamo risentendo, ha detto è una cosa che non si può capire. Però se esistono queste diagnosi, se grazie a Dio esistono gli strumenti per poterle fare, dobbiamo fare il possibile perché esista la certezza di fare davvero l'impossibile, perché queste diagnosi tremende si trasferiscano in possibilità reali e concrete di farcela. Paolo, ci abbiamo un paio di minuti. Io l'appello lo faccio fare a te, perché a Napoli si dice il dolore e di chi lo sente, non di chi passa etenemente, cioè di chi passa e forse si ricorda di te. Chi come noi sa che cosa significa che la tua vita può finire a te a 14 anni, a me a 30, sa che cosa si può fare per non far trovare altre persone in quella situazione. L'appello è tutto tuo, è tutto di Paolo Pizzo, di questo campione che ci portiamo nel cuore. Beh, è facile per me. Io ho incontrato AIRC dopo il Mondiale di Catania nel 2011. Sono entrato in sintonia con questa associazione che fa davvero qualcosa di concreto per la ricerca. I ricercatori hanno bisogno di sostegno immediato e continuo, perché io sono il primo ad aver sbagliato, aver chiesto aiuto alla ricerca quando non avevo bisogno, quando non sapevo se ci potesse essere un domani per me. Invece facciamo del bene, sosteniamo la ricerca e aiutiamo chi sta male a poter avere quella possibilità che non viene fuori dal nulla, ma da studi, da chi sta dietro le quinte e chi da chiede un sostegno ogni giorno. E guardate, questa storia bellissima di un sogno
che si è realmente realizzata, è stata raccontata in questo libro, La stoccata vincente. Ne hai tirate di stoccate vincente, che è una vita bellissima del nostro Paolo Pizzo. Paolo, ci alziamo, perché adesso a questo punto noi cediamo la linea al mio medico, perché noi ci rubiamo le storie dell'AIRC 800 104 177, però i professoroni vanno dalla nostra Monica Di Loreto. Andiamoci Monica, a te, grazie Paolo Pizzo, viva l'AIRC 800 104 177.